vittima di chi per secoli l'ha depredato, un martire dello sfruttamento della storia. Sul volo che lo sta riportando a Roma dopo il viaggio apostolico in Kenya, Uganda e Repubblica Centrafricana, Papa Francesco apre e chiude il consueto lungo incontro ad alta quota con i giornalisti pensando al continente che l'ha accolto. Pensa agli sfregi di miseria che si porta addosso e insieme a quella capacità unica di comunicare affetto e calore, anche se tutto intorno spesso non c'è niente di allegro. Quella folla, quella gioia, quella capacità di festeggiare, far festa con lo stomaco vuoto. Ma per me Africa è stata una sorpresa. Io ho pensato, Dio ci sorprende, ma anche l'Africa ci sorprende. Andrò in Messico, dice all'immancabile domanda sui prossimi viaggi in agenda, con le periferie del Chiapas e di Ciudad Juárez a segnare la strada. Accenna alla promessa fatta agli armeni, alla possibilità di una visita ad Aparecida. Ma la cronaca incalza. A Parigi, al vertice della COP21 che cerca un accordo sui gas inquinanti, ci si gioca molto sulla salute del pianeta e il Papa, autore della Laudato Si, è realista e insieme fiducioso. Siamo al limite di un suicidio, per dire una parola forte. E io sono sicuro che quasi la totalità di quelli che sono a Parigi al COP21 hanno buona volontà di fare. E mi auguro che così sia. E prego per questo. Il tema della guerra a pezzi emerge nel fragore di una cronaca internazionale satura di tensioni e terrore. Francesco denuncia ancora gli interessi sporchi che alimentano le guerre e anche i radicalismi pseudo-religiosi di cui tanti conflitti si ammantano. Il fondamentalismo è una malattia che c'è in tutte le religioni. Noi cattolici ne abbiamo alcuni, e non alcuni, tanti, che si credono con la verità assoluta e vanno avanti sporcando gli altri con la calunnia, con la diffamazione, e fanno male. E questo lo dico perché è la mia chiesa, no? Anche noi, tutti, e si deve combattere. Il fondamentalismo religioso non è religioso. Perché? Perché manca Dio. Un giornalista domanda al Papa come mai si sia espresso poco sulla pandemia dell'AIDS, che colpisce molto l'Africa. Francesco replica che il vero problema è prima di tutto fare giustizia della gente che muore per mancanza di acqua e per fame, per l'habitat. Altre domande si concentrano sulla corruzione presente in Vaticano e sui processi in corso per il caso Vatileaks. Papa Francesco ne approfitta per ricordare che la volontà di fare pulizia nasce da ben prima di lui. 13 giorni prima della morte di San Giovanni Paolo II, in quel Via Crucis, l'allora cardinale Ratzinger, che guidava il Via Crucis, ha parlato delle sporcizie della Chiesa. Ma lui ha denunziato quello. E noi lo abbiamo eletto per questa libertà di dire le cose.